padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia e ogni tralcio che porta frutto lo poda, perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così anche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e lui porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Chi non rimane in me viene gettato via, come il tralcio è secca. Poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Nella festa di Santa Brigida, religiosa, patrona d'Europa, celebriamo una delle feste più particolari, perché la festa di una santa particolare, perché ella fu moglie, fu madre e poi anche come vedova, evidente, diviene religiosa. Da un esempio di vita straordinaria. Oggi rivedevo anche la vita di San Paolino da Nola. San Paolino che vive la sua vita da bravo marito. E poi, siamo nel IV secolo, diventa sacerdote. Poi con sua moglie scelgono di vivere, come si chiamava, Teresia, e scelgono di consacrarsi al Signore, lui diventa finanche vescovo, e poi quando il re dei Goti scende e saccheggia tutta l'Italia, viene venduto anche come schiavo. La sua vita in cambio di uno schiavo, verrà deportato e poi verrà riscattata la sua vita. Penso a questi santi che hanno vissuto la loro vita, potremmo dire, sia dal punto di vista familiare ma anche dal punto di vista ecclesiale, in maniera straordinaria. Penso che la vocazione sia veramente qualcosa che attraversi la vita di ogni uomo nel compimento vero della volontà di Dio. Per cui come San Paolo, che prima era persecutore, scrive ai Galati dicendo: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E lui che da persecutore diventa invece apostolo. Il Signore ci stravolge la vita e ci fa scegliere non tanto di prediligere la nostra volontà, ma di fare la sua. E quando noi scegliamo di metterci nella via della volontà di Dio, anche se dovesse crollare il mondo, noi rimaniamo abbracciati alla croce. E Santa Brigida vive l'esperienza della passione in maniera straordinaria, anzi vivendo la sua donazione, la sua consacrazione, si metterà anche in viaggio, farà diversi pellegrinaggi, andrà a visitare la grotta di Monte Sant'Angelo, andrà a visitare tanti luoghi santi, Lanciano, andrà a visitare la Terra Santa, lì spende molto tempo. Questa intima comunione con Gesù che le rivela anche
alla passione di Cristo Gesù. E questo ci deve portare ad essere uniti a Gesù. Santa Brigida ci ricorda che noi dobbiamo essere uniti alla croce di Cristo, alla sua passione. E come nel Vangelo che abbiamo ascoltato, nel capitolo 15 del Vangelo di Giovanni, dove Gesù dice: rimanete in me e se le mie parole rimangono in voi, ecco, allora sì che sarete veramente miei discepoli, chiederete al Padre qualunque cosa, Lui ve la concederà. Rimanete nel mio amore, che le mie parole possano portare frutto in voi. Ecco, questo significa essere discepoli, essere di quelli che sono uniti intimamente a Cristo, a colui che è, ecco, colui che ci dona la linfa vitale, anche e soprattutto nei momenti bui, nei momenti dove non vediamo, ecco, quello che invece il Signore già vede. Il Padre Celeste vede, ed è Lui che è colui che deve dare le opportune potature. È Lui l'agricoltore, è Lui il vignaiolo, è Lui che pota la mistica vigna. Quando si fa la potatura ordinariamente si fa quando? E si fa quando i tralci sembrano tutti secchi. Però l'agricoltore sa dove deve tagliare, perché il tralcio che non porta frutto venga tolto, e mentre chi rimane sfoltito possa portare ancora più frutto. Rimanendo nel Signore, rimanere nel Signore sempre. E ritorno a quella vocazione di vita cristiana che attraversa tutte le condizioni e gli stati di vita: la consacrazione nel matrimonio, nella vita familiare, il marito, la moglie. Mi pare che quando si fanno le promesse viene detto: io prometto di esserti fedele sempre nella gioia e nel dolore, nella salute, nella malattia, nella ricchezza, nella povertà, nella buona e nella cattiva sorte. Questo, no? E così anche i sacerdoti, nei momenti in cui vengono, potremmo dire, festeggiati, ma anche nei momenti in cui vivono il martirio. E così anche i vescovi, così anche i consacrati, le consacrate, i missionari, quando hanno le soddisfazioni per le loro fatiche apostoliche, ma anche quando hanno le delusioni perché vedono che la loro semina tra le lacrime è una semina che magari altri poi raccoglieranno, chissà, magari dopo decenni, dopo secoli. Guardate, questa è la bellezza di essere fedeli. A questo il Signore ci chiama. E allora comprendiamo anche quello che abbiamo detto con il Salmo: benedirò il Signore in ogni tempo, nella buona e nella cattiva stagione. Quando c'è il momento bello, ma anche quando ci sono i momenti bui, in ogni tempo, in ogni stagione. Ricordandoci, fratelli cari, che dopo la bella stagione e la bella vita giungerà poi, dopo l'estate, arriverà il momento dell'inverno, che talvolta è buio, freddo, rigido. E talvolta lì si sperimenta rimorsi della solitudine. Cosa ci vuole dire il Signore? Il Signore ci vuole dire proprio questo: di costruire, di edificare sulla roccia che è Lui. Perché, ecco, nulla possa scalfire mai il nostro essere radicati in Lui, il nostro essere innestati in Lui. E allora voglio il Signore
quelli che, ecco, sanno che tu sei la vera ricchezza, oh Signore, e allora non hanno paura della povertà. Sanno che tu sei veramente l'amore fedele, l'amico. Sanno che tu sei lo sposo, allora non hanno paura neanche di affondare, di naufragare, perché hanno fondato su di te il vero amore, la scelta della vita. E questo vale tanto per il marito quanto per la moglie, ma vale anche per il diacono, il sacerdote, il vescovo, che fanno lo stesso giuramento davanti all'altare. E l'invito alla fedeltà, la consacrazione che scelgono di fare coloro che si sentono chiamati alla vita di straordinaria consacrazione. E allora sì che lì, ecco, c'è questa scelta di benedire il Signore in ogni tempo, di cercare il Signore, di essere liberati dalle paure, perché se noi benediciamo il Signore ci libera da queste paure. Se noi guardiamo a Lui e lo benediciamo, non abbiamo paura delle ombre, perché c'è Lui che è la nostra luce e viene a illuminare la nostra vita. È Lui che ci salva dalle nostre angosce. È Lui che manda i Suoi angeli ad accamparsi attorno a noi, a liberarci anche da quelle paure, da quelle fobie, e ci permette di gustare quanto è buono il Signore. Temete il Signore e i Suoi santi, voi che risplendete della luce che Dio, ecco, vi dona. Noi dobbiamo lasciarci illuminare da Dio. Allora, aprire il nostro cuore, come diceva il Santo Padre San Giovanni Paolo II, spalancare le porte a Cristo, alla sua potestà salvifica, perché possiamo veramente essere benedetti da Lui. I leoni sono miseri affamati, i lupi rapaci, le belve rimarranno miseri ed affamati, mentre chi cerca il Signore avrà ogni bene. Non è la prepotenza degli uomini, ma è la potenza dell'amore di Dio che ci sazia. Ci accompagna l'intercessione materna di Maria Santissima, degli angeli, dei santi, nostri patroni e protettori, perché possiamo camminare speditamente nella via della santità. Salutare.